Salve a tutti ragazzi, bentrovati su Crystal Cross Diary e benvenuti a una nuova reaction. Questo video sarà diverso dagli altri perché si prospetta un video molto lungo, un video in cui voglio avere esperienza insieme a voi di una cosa di cui molti hanno parlato negli ultimi mesi e da quando ho conosciuto questa band molti mi hanno suggerito esattamente questa esperienza qui. Sto parlando dei Lorna Shore e sto parlando di quella che di fatto è una trilogia di delle canzoni che si chiamano Pain Remains 1, 2 e 3. Ora, questa reaction è piuttosto particolare anche per un altro motivo. Normalmente io prendo i video ufficiali della band in questione, di cui devo fare la reaction, li prendo dal canale ufficiale o casomai li prendo da qualche altro canale con una versione live, diciamo, di ottima qualità, per avere esperienza di quella. Ma in questo caso voglio fare una cosa diversa. Dato che ho intenzione di fare la reaction a questi tre brani collegati insieme come trilogia, ho scelto di prendere un video che è un unofficial lyric video. Un video quindi che mette insieme tutte e tre le canzoni in un singolo video e ci sono anche i testi. Come mai ci sono anche i testi? Perché a detta di ogni singola persona che parla di questo di questa opera, di questa trilogia divisa in tre parti, è un qualcosa che bisogna assolutamente ascoltare. E io capisco abbastanza bene l'inglese, ma sapete, con diciamo le parti vocali dei Lorna Shore, normalmente ecco, ci potrebbe essere qualche piccolo problema a capire che cosa sta dicendo, specie per uno che non è, diciamo, nativo di lingua inglese. Quindi ho preso questo unofficial lyric video. Ora, un'altra cosa è che questa trilogia qua, a detta di alcuni, è una delle migliori opere di musica estrema e più sentimentalmente coinvolgenti che ci siano, ed è estremamente, diciamo, sentita la cosa. Io non lo so se avrò questa esperienza, però, insomma, era il momento di vedere insieme tutto questo. E preparatevi perché ci vorrà probabilmente una mezz'ora per tutto quanto il video, dato che il singolo video dura 20 minuti. Quindi, ragazzi, siete pronti? Lorna Shore, Pain Remains Trilogy, an official lyric video. Partiamo e vediamo insieme di che si tratta. Questa intro è stata bellissima. Wow. Thank you.
Formula Lorna Shore a un milione. Mega deathcore velocissimo, quasi black in certi momenti, e parte sinfonica orchestrale con fortissima melodia. Fantastico. E sto iniziando anche a capire di che cosa parla questa trilogia, credo. Temo che ci avevo azzeccato, sì.
Sono un sacco di cose che vorrei dire, ma al momento non pensavo che un brano di questo genere mi potesse dare questo tipo di emozioni. Vi dico solo questo, per adesso. Il tema è molto chiaro, no? Chiaro che siete proprio stronzi però, eh? Ah, questo cambio era studiato a tavolino per distruggerti emotivamente, secondo me. E minchia se ce la fa. Ah, siamo poco più di metà. Pensa te. Wow. Oltre a dire che non mi aspettavo che un brano del genere potesse comunicarmi queste emozioni, non pensavo neanche che un brano, che questo genere musicale potesse arrivare a fare una cosa tipo cullarti all'interno della melodia, no? Immergerti nella melodia. Non pensavo che fosse una cosa realmente possibile più di tanto prima di conoscere Lorna Shore. C'è forse qualche canzone in passato di qualche altra band, ma così niente che abbia sentito, perlomeno. Sempre più esplicito, eh?
Posso dire anche un'altra cosa? Io non so chi ha fatto questo video, non è un video ufficiale della band, ma chi ha fatto questo video ha fatto un lavoro impressionante, veramente incredibile. Questo video è, penso, dannatamente perfetto per questa canzone. Perché non è scontato, ma è perfettamente in linea col messaggio.
Allora, wow, devo riunire un attimo i pensieri, ragazzi. Una cosa è certa, questa trilogia è incredibile. Io, come vi stavo dicendo durante il brano, non pensavo che questo genere potesse trasmettere questo, non mi era mai capitato, eppure ne ho ascoltata di musica estrema, eh. Ora, non voglio che mi prendiate come un enorme, fantastico, incredibile conoscitore di musica estrema, e magari quindi ce ne sono altri di esempi come questi, è assolutamente possibile, ma per quanto ne so, dopo tutta la musica estrema che ho sentito, io non credo ci sia stato nulla che mi abbia trasmesso questo. Secondo me per varie ragioni. Allora, tanto per cominciare devo dirvi questo, 20 minuti sono passati che non me ne sono neanche accorto a momenti io. E quando succede questo già capisci che sei completamente assorbito all'interno di quello che stai vedendo, ascoltando, eccetera, e credo che io non so neanche com'era la mia faccia, non mi sono riguardato in video mentre sono lì neanche un secondo, forse una volta o due, e ho controllato una volta o due a che punto eravamo del brano solo perché non volevo essere colto di sorpresa e che erano già passati 20 minuti e neanche me ne ero accorto, ok? Ma allora, ragazzi, sto faticando a trovare un attimino il bandolo della matassa. Il tema di questo brano è estremamente profondo e negativo, nel senso, è chiaramente un racconto, una testimonianza, un cantare apertamente di una persona che, dopo aver perso la persona cara, si ritrova completamente a terra, distrutto, senza appigli, senza niente, e comincia a rendersi conto di non avere più particolari legami con il mondo, si rende conto di non avere alla fin fine una giustificazione per tutto il dolore che sta provando, né una via di fuga, né un senso, e la conclusione che ne trae è quella di giungere alle estreme conseguenze. Abbiamo tutti capito che cosa si intende. Wow. Ammetto che in un paio di momenti del brano ero molto vicino alla commozione. E, cioè, se qualcuno mi avesse detto un po' di tempo fa che avrei raggiunto questa sorta di stato emotivo con un brano di deathcore sinfonico con contaminazioni black, io non gli avrei creduto neanche per idea, cioè non pensavo che fosse possibile, non pensavo che neanche fosse il target per questo tipo di musica, non pensavo che sarebbe stata mai l'intenzione di questo tipo di musica, e invece eccoci qua, e tra l'altro sono in buona compagnia, perché ho adocchiato un po' di video che parlano proprio di questo brano qua da parte di altri reactor, ma anche di persone che hanno fatto la reazione e poi ci hanno voluto fare un video in più, tipo alcuni canali molto famosi di reaction. Quello che vi posso dire io è che questa formula qua, in una maniera che francamente ancora fatico a comprendere, è riuscita a trasmettere un messaggio così profondo, umano, sentito, sentimentale, emotivo, attraverso una musica che è incredibilmente estrema, ragazzi, veramente tanto, ma accoppiata con un sapiente utilizzo della melodia e del lato sinfonico e orchestrale, ti prende proprio qui, ti prende proprio al 100% e non ti lascia andare. A un certo punto vi ho anche detto, non pensavo che questo genere ti potesse cullare, ok? Questo, a dire la verità, qualche altra volta l'ho anche ritrovato in qualche canzone di Cradle of Filth, in qualche canzone dei Dimmu Borgir, se vogliamo. L'ho ritrovata forse in qualche canzone dei Flash God Apocalypse, ma per ragioni diverse rispetto a questo brano qua. Questo brano qua ti porta con sé, ti vuole raccontare una storia, e la musica estrema svolge una funzione completamente paradossale, che è quella di accompagnarti con una certa stabilità emotiva, con questo muro di suono che è messo però in una maniera tale che praticamente è ti porta a
a vivere un'esperienza in un contesto che non ritenevi assolutamente possibile. Sentite, è come fare una è come fare la dichiarazione di matrimonio alla tua ragazza con il tramonto da una portaerei militare. Cioè, letteralmente questo. È come ammirare i colori dell'universo come sottofondo, con il sottofondo di una bomba atomica. Non so, sto faticando a trovarvi dei paralleli, ma è esattamente quello che sto provando in questo momento. Per quanto paradossale sia, funziona, e funziona alla grande. E questo messaggio io fatico a trovare le parole, ragazzi. Fatico veramente a trovare le parole. Una cosa è certa, ho capito perfettamente perché tutte le persone che parlano di Lorna Shore a un certo punto citano questa trilogia qua. L'ho capito perfettamente. E se vai nei commenti sotto, che ho dato un'occhiata proprio così, eccetera, c'è qualcuno che ha detto: mi dispiace moltissimo che le persone che non amano la musica estrema si perdano una cosa come questa. Sono assolutamente d'accordo. Sono assolutamente d'accordo. È veramente un peccato, perché quest'opera è un capolavoro. Cioè, questa trilogia è un capolavoro. È una cosa che, francamente, ho raramente trovato altrove. Incredibile. Ci sono delle soluzioni che proprio ti prendono qui, come dicevo prima, no? Ci sono dei momenti che sono maledettamente studiati per prenderti sul lato emotivo, ma in una maniera veramente proprio ti tirano per i capelli in quella cosa lì. Quel momento lì, na 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 na, ecco, mi viene il magone da solo ripensarci, maledizione. Ecco, è fatto per quello, maledetti, è fatto chiaramente per quello, ed è riuscito in pieno. Ragazzi, per dirvi di più, è una di quelle situazioni dove sono un po' in difficoltà. Per dirvi di più dovrei ragionare a mente fredda, ok? E non adesso, senza tagli, così a mente calda. Al momento sono un attimino sovrastato dalle cose che ho provato e non riesco a esprimere tutto quanto. Quindi spero che vi basti quello che ho detto fino a qua, d'accordo? La mia prima reaction di 30 minuti, ma direi che è giusto così, credo. Ragazzi, Lorna Shore, Pain Remains Trilogy, vinto attraverso un unofficial lyric video fatto apposta, tra l'altro fatto benissimo, cioè una cosa impressionante, un video più appropriato di questo non me lo potevo immaginare, perché non è per niente scontato, ma è comunque estremamente contestuale. Beh, comunque, quest'opera qua è incredibile, una delle cose più belle che abbia visto negli ultimi anni, senza alcun dubbio, non ci devo neanche pensare, francamente. Quindi, a questo punto ditemi voi che cosa pensate. Qui sotto nella sezione commenti sono molto curioso di sentire la vostra opinione. Credo che molti di voi già conoscano questa trilogia. Comunque, se così non è, fatemi sapere, d'accordo? Grazie a tutti, mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Iscrivetevi anche a tutti i miei altri canali YouTube, trovate tutti i link qui sotto in descrizione. Seguitemi anche sui social come Instagram e come TikTok. E mi raccomando, lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto. A presto.